Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Sono Francesco Ricco, il responsabile del Centro Studi. Piacere di lavorare della Fondazione Di Maglio. Abbiamo organizzato stasera questa riflessione quanto costa lavorare, i cui contenuti ci saranno dibattuti dai nostri ospiti, che sono Antonio Castellucci, che è il segretario regionale della CISL. Buonasera Antonio, grazie. Maurizio Del Colte, componente del comitato scientifico del nostro centro studi. Ciao Maurizio, professore ordinario di diritto e lavoro alla Bocconi. Prego Maurizio. E grazie ad Elsa Fornero per essere presente con noi, già ministro, che tutti noi conosciamo. Buonasera Elsa, grazie. Buonasera. E condurrà il dibattito l'amico Marco Panara della Fondazione Di Maglio. Grazie a tutti e buon dibattito. Grazie Franz. Allora, buonasera. Francesco ci ha già un po' cominciato ad avviare il tema. Il tema è che ha molte facce, in realtà cercheremo di sfogliare di dipanare questa matassa complessa, ed è nell'esperienza di molti di noi, dirette o i nostri figli, persone vicine magari di generazioni più giovani. Ci sono dei luoghi, delle regioni, dei territori, delle città che offrono più opportunità e quindi attraggono ovviamente lavoratori di varie fasce che lì possono trovare la realizzazione delle loro aspirazioni. Questi luoghi però molto spesso, alcuni, non so, le capitali economiche, no? Londra, New York, sono storicamente molto costose. È molto costoso vivere lì. Ci sono delle città che lo erano meno e lo sono diventate molto negli ultimi decenni. Per esempio Parigi, fino ai primi anni 2000, non era particolarmente costosa, adesso è diventata molto costosa. Milano è una di queste. Milano, diciamo, da poco prima dell'Expo a oggi ha avuto un'esplosione del costo della vita. Ma non solo queste, non so se ricordate che nei mesi scorsi ci sono state delle proteste di studenti in varie città d'Italia per la insostenibilità del costo degli alloggi, a Torino, a Milano, a Bologna, a Padova, in molte città. Quindi questo fenomeno è più ampio, quello dell'aumento dei costi della vita nei luoghi dove ci sono maggiori opportunità di lavoro, è clamoroso nelle capitali economiche, ma è abbastanza diffuso in molte città e pone una serie di problemi. Pone una serie di problemi perché espelle da queste città classi medie e medio-basse, cioè detentori di reddito che non possono sostenere quel costo della vita, e rende alla fine queste città anche meno attrattive perché non sostenibili economicamente, e quindi c'è il rischio che se stesse abbiano un ciclo, diciamo, di declino della vitalità, della creatività, dell'innovazione, che è alimentata dalla presenza di afflussi di talenti, come si suol dire adesso, ma di persone giovani, volenterose, con idee con voglia di fare. Questo problema è in qualche modo arrivato più fortemente alla nostra attenzione dopo 3 anni di inflazione. Noi non eravamo più abituati all'inflazione, dagli anni 90. Dalla fine degli anni 90 al 2021, praticamente 2020-2021, noi abbiamo avuto anzi paura della deflazione, non abbiamo avuto inflazione. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto una forte inflazione dovuta a vari fattori che non sto qui ad analizzare, però questa perdita del potere d'acquisto dei salari e quindi del reddito spendibile delle famiglie, adesso la stiamo toccando fortemente con mano. Si è notato anche quest'estate, per esempio, un calo del turismo, della durata delle vacanze fuori casa degli italiani, per esempio. Ma è diventato dirimente questo problema del potere d'acquisto
ridotto delle famiglie di fronte all'aumento dei costi, soprattutto in particolare in alcuni luoghi. C'è l'altra faccia di questo problema ed è il livello dei salari. Vi do solo due numeri perché ci aiutano a capire. Parlo di laureati. In Italia lo stipendio netto, questa è un'indagine di Alma Laurea dell'Università di Bologna, uscita giugno 2024, per i laureati di primo livello, dopo un anno dalla laurea, lo stipendio netto è di 1.384 euro al mese, per i laureati con la magistrale è di 1.432 dopo un anno. Dopo cinque anni il reddito sale a 1.706 euro per i laureati di primo livello e a 1.768 per i laureati magistrali. Varchiamo un attimo la frontiera. Per i laureati di secondo livello, a un anno dalla laurea, lo stipendio è di 2.174 contro i 1.432 in Italia e a cinque anni, parliamo di netto, 2.710. C'è una differenza del 70%. Se vogliamo una risposta alla ragione per la quale, anche questo è un dato recentissimo, 100.000 persone, forse c'era un articolo oggi su Repubblica su questo, 100.000 giovani sono andati a cercare la loro strada oltre confine, questa è una ragione molto, molto chiara. Però questo problema, diciamo, del conciliare le opportunità di lavoro con la possibilità di vivere dignitosamente nei posti dove queste opportunità ci sono, è un problema strutturale. Lavorare costa e questo è, come dire, un limite per lo sviluppo del paese, per la crescita sociale e moltissimo per chi entra nel mondo del lavoro o in una situazione di mobilità. Abbiamo il piacere e la fortuna di parlare questa sera di questo argomento. Francesco già li ha brevemente presentati, io aggiungo qualcosa, vado in ordine alfabetico, con Maurizio Del Conte, che è docente di diritto al lavoro alla Bocconi, moltissime pubblicazioni, è stato consulente del governo nel 2015 sui temi della riforma del mercato del lavoro, consulente, fa parte di un board della Harvard University che si occupa di tematiche relative ai diritti del lavoro, è presidente dell'Agenzia per la formazione della città metropolitana di Milano, un curriculum di tutto rispetto. Alla mia destra c'è Elsa Fornero, è un economista, docente all'Università di Torino, è ministro dal 2011 al 2013 durante il governo Monti, autrice di una riforma importantissima della previdenza che porta il suo nome, è stata, per direi tutta la sua vita professionale, studiosa di sistemi previdenziali pubblici e privati in Italia e all'estero, studiosa di risparmio, di assicurazione sulla vita, di tutto quello che riguarda la costruzione del futuro delle persone nella vita lavorativa per avere poi una vecchiaia serena. Alla mia sinistra abbiamo Antonio Castellucci, che è segretario generale della CISL in Puglia dal 2020, prima lo è stato per oltre 10 anni di Brindisi Taranto, della CISL Brindisi Taranto, una lunga e importante carriera di sindacalista. Benissimo, io mi sono preparato una serie di domande che butto lì un pochino, eccetera. La prima, più che domande, sono un po' spunti di riflessione. Vivere con lo stesso stipendio a Milano o Bologna o invece in una città di provincia è diverso, eppure si fa lo stesso lavoro. È un problema di prezzi o è un problema di salari? C'è un problema normativo alle spalle o di efficienza del mercato ed eventualmente della contrattazione? Quali rischi pone questa situazione al sistema? Quali policy si possono mettere in campo? Quali leve ha il sindacato?
Questi sono, diciamo, alcuni spunti sui quali possiamo cominciare a ragionare. Io andrei nell'ordine nel quale vi ho presentati, quindi comincerei con Maurizio Del Conte. Grazie, tanto sempre un piacere tornare a Conversano per questi momenti di approfondimento. È un problema, nel senso che è evidente che avere lo stesso stipendio vivendo, ma guardate, noi facciamo sempre questa contrapposizione nord-sud, in realtà io farei una differenziazione nei territori, perché il problema vero è che i territori non sono affatto omogenei neanche al nord, neanche al sud. Vivere a Milano piuttosto che vivere in una valle lombarda presenta dei costi, a partire per esempio dal costo dell'affitto dove si vive, che sono completamente diversi. Allora, non si può non considerare questa variabile, che è una variabile che poi incide effettivamente sulla distribuzione del lavoro, perché poi diventano più o meno attrattivi certi luoghi in funzione anche del loro costo. Per esempio a Londra già da qualche anno hanno la municipalità insieme a alcuni stakeholder fondamentali, fra i quali il sindacato, le rappresentanze delle imprese, hanno pensato di introdurre un parametro, il cosiddetto London Living Wage, un parametro condiviso fra le parti sociali di costo della vita, sulla base del quale stabilire, diciamo così, una soglia sotto la quale non si può vivere, ma non vivere sopravvivere, ma vivere dignitosamente, evidentemente, in una città che è cara come Londra. Però quello che rischia questo tema è di finire in un dibattito ideologico preconcetto, perché quando noi tocchiamo la questione della diversificazione dei salari per territori, immediatamente scatta il ricordo agli anni 50 e alle gabbie salariali, e come ci ricorda lo stesso tema, gabbie salariali, ci viene calato dall'alto un sistema di tariffe che qualche mente illuminata dovrebbe in qualche modo immaginare e imporre nei diversi territori. Ecco, questo è proprio l'approccio sbagliato, almeno a mio modo di vedere, ed è l'approccio che segnò il fallimento dell'esperienza dei decreti sulle tariffe negli anni 50 differenziate per territori. Cioè, se c'è una cosa che deve essere espressione del territorio, è il valore aggiunto che quel territorio eventualmente produce, per esempio il valore aggiunto che producono le imprese in una certa città come può essere Milano, ma non è soltanto Milano, e quindi la capacità di redistribuzione di ricchezza che viene prodotta in quel territorio, e quindi la possibilità di negoziare a livello territoriale delle condizioni aggiuntive che evidentemente traggono la loro ragione da una maggior produttività dell'impresa, quindi da una maggior ricchezza dell'impresa stessa, e da un maggior costo per chi vive in quel e lavora in quel contesto. Allora, se noi incominciamo a ribaltare la prospettiva e a capire che non è pensabile attendere un provvedimento, come sempre in questo paese si fa, che dall'alto ci dica che cosa è giusto pagare un'ora di lavoro in qualche posto del nostro territorio, che cosa è giusto, che è diverso da che cosa è il minimo, intendiamoci. Beh, io penso che qui, e per fortuna abbiamo il sindacato, e tra l'altro abbiamo un sindacato che credo che su questi temi della contrattazione sia particolarmente sensibile e attento e abbia una tradizione di vero attivismo contrattualista. Beh, deve essere il sindacato che fa della contrattazione decentrata. Noi sappiamo che in Italia spesso la contrattazione decentrata, il secondo livello cosiddetto, è a livello aziendale, ma noi sappiamo anche che ci sono poche aziende
nel complesso delle aziende italiane che effettivamente applicano una contrattazione di secondo livello. Quindi è necessario intervenire attraverso contrattazioni territoriali. Contrattazioni territoriali che nel nostro paese sono poco frequentate, sono ancora poco diffuse. Io penso che questo sia una sfida per il sindacato, ma non solo per il sindacato, questa sera non abbiamo le parti, la controparte del sindacato, non abbiamo le imprese. E credo che però sia anche una sfida, e chiudo questo mio almeno primo intervento, anche per gli amministratori locali, quando ragionano di prezzi dei servizi, quando ragionano di costo della vita, non si può pensare al costo della vita a Milano se non pensi anche a qual è il costo per tenere un bambino all'asilo o nido, che di solito è di competenza comunale, quanto costa il biglietto del tram, quanto costa l'accesso a determinati servizi di welfare che oggi sono sempre di più verso gli anziani piuttosto che verso i giovani, ahimè. Cioè è necessario, io credo, un patto fra i protagonisti del territorio per dare risposte concrete, non ideologiche, non preconcette, soprattutto non a misura unica, perché non esiste la misura unica, soprattutto su temi come questi. Beh, grazie Maurizio. Io allora farei fare prima la risposta proprio da Castellucci, perché questo tema della contrattazione territoriale è una cosa poco frequentata in Italia, mi sembra di capire, e invece forse è proprio quella la strada per creare, diciamo, delle condizioni, contrattazione territoriale che è salariale ma riguarda anche gli altri ambiti di cui abbiamo parlato. Perché non è partita la contrattazione territoriale? Ma innanzitutto porto il saluto del mio segretario generale Luigi Sbarra, purtroppo per un impegno non è potuto essere presente. Ma la domanda davvero avrebbe necessità di una risposta anche molto articolata, però penso un po' che il professor Del Conte abbia fatto il quadro dove d'altra parte noi come organizzazione sindacale siamo all'interno, nel senso che rispetto a quelle che sono le retribuzioni, rispetto alle difficoltà di vita che si incontrano a Milano, ma consentitemi anche in qualsiasi altra parte d'Italia, perché se magari al nord abbiamo doppi redditi, magari nel mezzogiorno abbiamo monoreddite, quindi c'è questa difficoltà in effetti quasi parallela, ma così come anche al sud, a mezzogiorno, questa difficoltà di recuperare i servizi, potrei citare la sanità ma qualsiasi altro, quindi questa difficoltà che si vive al nord, a Milano, sicuramente anche purtroppo vissuta qui da noi, perché innanzitutto noi siamo convinti che per far leva sulla retribuzione occorre intervenire esclusivamente con la contrattazione, non abbiamo altri mezzi, con altri strumenti. Lo abbiamo sempre sostenuto, lo continuiamo a sostenere con decisione e forza, perché innanzitutto quel patto a cui faceva riferimento anche il professor Del Conte penso che sia fondamentale. Innanzitutto mettere sul tavolo le esigenze delle imprese, dei lavoratori, il costo della vita e adeguarci a quelli che sono appunto anche i salari. È ovvio che se c'è una difficoltà oggettiva, perché non possiamo dire il contrario, al di là della contrattazione nazionale, qui sicuramente anche quei contratti ancora non rinnovati incidono poi sul costo delle retribuzioni, se noi riuscissimo ad avere una contrattazione decentrata, aziendale, sicuramente più diffusa, potremmo, come dire, provare a risolvere quelle che sono anche le condizioni di vita delle persone. Ricordo a me stesso, ricordo ai presenti, la contrattazione nazionale, ma la contrattazione decentrata serve a incrementare anche quel salario sotto l'aspetto retributivo ma anche normativo. E quindi sotto questo punto di vista noi siamo impegnati, non è facile, perché per rinnovare i contratti, per fare contrattazione anche decentrata, bisogna essere in due paradossalmente, sia il sindacato ma anche le imprese. E
anche qui apriamo un'altra finestra, che è quella che sicuramente anche occorre avere una cultura di impresa anche moderna, perché comunque il lavoro è cambiato. Se guardiamo gli ultimi 20-30 anni il lavoro è completamente cambiato, quindi abbiamo necessità anche di imprenditori, di organizzazioni imprenditoriali, professionali che effettivamente colgano l'opportunità. E su questo io potrei citare per esempio i contratti agricoli che vengono stipulati provincia per provincia. È uno strumento formidabile, perché si va a leggere provincia per provincia, per esempio, quello che è un po' lo status anche economico della situazione rispetto alle paghe comunque che vengono stabilite. E sicuramente sono modelli su cui ovviamente, ma potrei citare anche di altre imprese con aziende che hanno comunque accordi aziendali importanti. Però è indubbio che questa è la strada maestra, quella della contrattazione decentrata. Noi siamo impegnati, sicuramente c'è anche una questione di risorse su cui siamo impegnati anche nei confronti del governo nazionale. Il nostro segretario, ci auguriamo anche nell'incontro del 25 settembre rispetto a quella che sarà la legge di bilancio, rispetto a tutta una serie di richieste che abbiamo fatto, quella della detassazione sull'accordo di produttività, ma tantissime altre cose, servono, come dire, a far diventare più pesanti le buste paghe. E questo è fondamentale, perché se non c'è una giusta retribuzione, una giusta retribuzione quindi riconosciuta rispetto al lavoro che si fa, diventa complicato ovviamente anche avere una vita serena, sia a livello personale ma anche familiare. Grazie, grazie Antonio. Professoressa Fornero, innanzitutto come la vede lei questa problematica, e secondo quali policy possiamo, politiche, policy intendo diciamo una visione dalla quale scaturiscano dei provvedimenti che aiutino a superare questa situazione? Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, ho scoperto una città bellissima che non conoscevo e quindi mi ha fatto molto piacere. Ringrazio Maurizio che è stato il primo a sollecitare la mia venuta qua, è davvero è molto molto bella la città. Le domande sono tante, allora vi dico questo, io non credo che la politica possa risolvere tutti i problemi, no. E qui noi stiamo parlando di qualcosa che è essenzialmente uno scambio, perché il lavoro è scambiato in cambio di una retribuzione, di una paga, di un compenso. Qualche volta è lavoro autonomo e quindi è stabilito tra il committente e chi svolge il lavoro. Allora, il mio punto, io sono un economista, non una giurista del lavoro. Il punto è che il mercato può accettare qualunque differenziazione. Il mercato non ha problemi a pagare di meno da una parte e di più dall'altra, a pagare di più certuni e meno altri sulla base di criteri che sono per l'appunto strettamente economici. Perché il mercato non si preoccupa delle conseguenze, per esempio in termini di diseguaglianza, degli esiti, degli equilibri che si determinano tra le domande e le offerte. Ma questo è quello che noi civilmente non vogliamo. Noi non vogliamo che ci siano troppe differenze. Allora l'idea, e lo dico subito, lei mi ha detto cosa ne pensa, io ne penso che non sia un'opzione valida quella di dire che dobbiamo pagare, che so io, di più quelli che lavorano al nord perché hanno costi più alti e di meno quelli che lavorano al sud perché hanno un costo della vita più bassa. È vero, possono farsi l'orto, si può fare anche al nord l'orto, ve lo dico, quindi si possono utilizzare gli ortaggi e non vai a comprarli magari nei... A Milano ci sono anche degli ottimi mercati, io sono di Torino, degli ottimi mercati rionali dove i prezzi sono molto più bassi di quelli del negozio tipo boutique che ti vende frutta e verdura. Ma se noi introduciamo queste differenze non la finiamo più,
Allora, tanto perché non ci sono regole che tengono. Se noi diciamo che le differenze bisogna inseguirle a dispetto dei risultati che ne possono, o almeno noi cerchiamo magari un principio di dire ma così almeno al sud avremo più occupazione perché costerà di meno alle imprese assumere e quindi otteniamo un risultato complessivo. No, io penso che invece al sud quello che ci vuole sono imprese, sono attività produttive come quello che voi state facendo qui cercando di promuovere il turismo con iniziative che sono culturali, che danno al turismo una valenza non minore di quella di creare una fabbrica magari su in settori un po' arretrati e un po' vecchi. Quindi la risposta alla domanda è no. Non c'è nessun. Allora, io penso che il nostro paese sia già abbastanza diviso perché noi non introduciamo ulteriori divisioni, per di più per legge. E quindi le gabbie salariali vecchio tipo, riverniciate, ammodernate, sono secondo me una pessima cosa. Visto che ho la parola, dico anche che io sono contraria, l'ho anche detto pubblicamente, all'autonomia differenziata, che è un altro modo per dire ma allora qui noi vogliamo poter decidere dove spendere, così si sfalda la società. Dobbiamo unirla di più, non disunirla, e quindi le argomentazioni in particolare poi di questo progetto di legge non mi convincono. Ma c'è invece un qualche cosa, fra l'altro è un assurdo che discutere di questo, che qualcuno possa proporre questo nel momento in cui per esempio si vuole introdurre un salario minimo, e gli economisti ai salari minimi fanno sempre molta attenzione, perché il salario minimo vuol dire imporre un prezzo minimo al, in questo caso all'ora di lavoro per esempio, ok, o alla giornata di lavoro, e noi sappiamo che quando il prezzo è minimo, qualcuno può anche dire no grazie se l'hai fissato troppo alto, e sappiamo anche che abbiamo molte imprese, tante, che se dovessero probabilmente pagare un salario minimo fissato, che so io, a 12 euro l'ora, non ce la farebbero. Sono imprese marginali, sono imprese che vivono grazie a sussidi, sono imprese poco produttive. Allora, cosa facciamo? Ce ne liberiamo? Forse anche questa è una strada, perché è il modo per aumentare quella variabile che sta dietro tutte queste cose che lei ha detto, che si chiama produttività del lavoro. Perché i nostri salari sono bassi, perché la produttività è bassa. Quando io dico produttività del lavoro è bassa comparativamente ad altri paesi, non voglio dire che questo sia colpa dei lavoratori, per carità, la produttività dipende dal lavoratore, sì, ma dipende dal capitale che ha a disposizione per lavorare. Se tu dai attrezzi inadeguati e vecchio stile a un lavoratore e deve lavorare con quello, è chiaro che la produttività sarà bassa. Se invece gli dai le ultime tecnologie, la produttività non si vede perché debba essere inferiore quella di qualcuno che lavora nel settore della meccanica in Puglia rispetto alla produttività di un lavoratore tedesco in una città o in una qualche zona della Germania. Se hanno sufficiente capitale e di qualità adeguata, allora la produttività è uguale. Ma è questo il nostro problema, che noi complessivamente abbiamo salari bassi perché abbiamo produttività bassa. E la produttività bassa dipende dal fatto che noi abbiamo investito troppo poco nei decenni passati in due fattori produttivi che sono essenziali. Uno è la qualità del lavoro, e qui c'è tutto il capitolo dell'istruzione, e l'altro è il capitale fisico, la tecnologia, e il fatto di avere a disposizione le innovazioni produttive. E poi su tutto c'è l'organizzazione, perché è chiaro che tu puoi avere buoni lavoratori e anche tecnologia e poi essere un pessimo manager, e quindi anziché creare e indurre a creare valore aggiunto, che è poi alla base del salario e alla base anche dei profitti delle imprese,
tu crei piuttosto perdite e crei povertà. Allora, questo è il problema. E quindi io proprio trovo che ridiscutere oggi di un problema vecchio è sbagliato. Abbiamo tante cose, non lo dico per dire che questo era, ma lo dico proprio per dire che non è un'idea proponibile oggi. Nel mondo del lavoro ci sono tante cose che devono essere discusse, tante cose che non vanno bene. Quando il titolo era il costo del lavoro, beh, noi oggi, la mia interpretazione prima è andata ai costi psicologici del lavoro che oggi, post pandemia, molti sentono, al fatto di non poter conciliare la vita familiare con la vita di lavoro, al fatto di dire ma io non mi importa neanche tanto della carriera, però io voglio la mia vita riprenderla in mano. Il giornale Repubblica sta facendo tutta una serie di servizi sui cosiddetti pentiti del lavoro, cioè gente che lavorava tantissimo, che aveva moltissime ambizioni e che poi dice ma io perché? Noi non abbiamo avuto, scusate, poi finisco, il fenomeno che in America è stato molto presentato sui giornali come un grande problema, era the great resignation, cioè le grandi dimissioni dei lavoratori. Noi non abbiamo avute. In Italia, anzi, devo dire che una volta io ho visto in televisione una che cercava di fare un servizio su questo e diceva, scusi, ma lei ha lasciato il suo lavoro, vorrebbe lasciarlo? Quello dice no, proprio no. Prende un altro, stessa domanda, cioè lei cercava qualcuno che dicesse sì, guardi, non ne posso più e lo vorrei lasciare domani mattina. Chi il lavoro ce l'ha, di solito se lo tiene in Italia, perché noi, e finisco con questo, abbiamo ancora troppe poche persone nel mondo del lavoro. 62,3%, siamo contenti che sia un po' più alto di 61 e di 60, ma è sempre troppo basso. È il più basso tasso di occupazione in Europa. Questo è il vero problema, insieme a quello della produttività. Grazie, professoressa. E purtroppo questo basso tasso di persone nel lavoro riguarda moltissimo le donne, perché abbiamo una quota inferiore al 50%, sfioriamo il 50% di quota di partecipazione delle donne, e riguarda moltissimo il mezzogiorno, quello che diceva prima, di occupazione femminile che è bassissima. Quindi siamo su questo tema importantissimo. Io volevo però fare una piccola provocazione. Noi abbiamo bassi salari perché abbiamo una bassa produttività, e abbiamo una bassa produttività perché abbiamo investito poco in tecnologia e in formazione e istruzione. Ma se fosse l'inverso, cioè se noi abbiamo, cioè è un po' di tempo che sto riflettendo su questo aspetto, cioè che i bassi salari sono una rendita per l'imprenditore che non è costretto, incentivato a investire in tecnologia e in innovazione. Cioè, com'è che, ve l'ho dato prima dei dati, no? In Germania, in Francia, in Inghilterra i salari sono più alti e la produttività è più alta? Perché quei salari più alti spingono le imprese a applicare tecnologia, a innovare e quindi ad aumentare la produttività. Cosa ne pensi? Ma allora, qui è un po' il gioco dell'uovo della gallina. Cioè, se cosa nasce prima? La verità è che di sicuro siamo in un circolo vizioso, cioè ci siamo avvitati, questo è un fatto. Cioè, se noi andiamo a guardare per esempio gli studi dell'OCSE che ha fatto su questo tema, cioè della correlazione fra livello di formazione e produttività, professionalità, equilibrio di mercato fra domanda e offerta di professionalità, quello che emerge è che abbiamo trovato un punto di equilibrio verso il basso. Cioè, le nostre imprese, mediamente di più che negli altri paesi europei, sfruttano lavoro a basso contenuto di competenze professionali. Ovviamente questo genera l'innescarsi di quel circolo vizioso per cui se tu hai basse competenze hai evidentemente
bisogno di quelle, e quindi evidentemente vuol dire che non ha investito su tecnologie nuove, su macchinari nuovi, non ha investito in ricerca e sviluppo. Noi siamo uno dei paesi con il più basso tasso di investimento in ricerca e sviluppo, sia pubblico che privato. E tutto si avvita. Qual è il problema? È che noi a questo punto ci collochiamo, perché poi alla fine le nostre imprese competono nel mercato, no? E com'è che sopravvivono nel mercato? Sul costo del lavoro. Sul costo del lavoro, che non è il costo del lavoro, il cuneo previdenziale fiscale, sul prezzo del lavoro. Quindi noi stiamo competendo con le produzioni a basso valore aggiunto. Guardate, io lo dico molto spesso, ci vantiamo delle eccellenze italiane. Ma noi abbiamo la Ferrari, ma noi abbiamo Brunello Cucinelli, la moda, noi abbiamo... Queste eccellenze sono, nel volume complessivo del nostro PIL, briciole. Fanno molto rumore, fanno molta immagine, è molto bello che ci siano, evviva le eccellenze italiane, evviva le eccellenze italiane, non sto dicendo, ma non è massa critica, non è quello che altri paesi invece hanno costruito, e cioè alzare la media della qualità del lavoro di un paese intero. Noi abbiamo una media di qualità del lavoro bassa, e poi è certo che poi questo si riflette negativamente sul senso del lavoro. Prima Elsa Fornero ci ricordava appunto di persone che non trovano più, no, nel lavoro la propria dimensione di vita, che invece noi... Qui il nostro centro studi si chiama Il piacere di lavorare. Ecco, si sta perdendo il piacere di... Sì, ma se tu svilisci il lavoro nel suo contenuto più importante, che è la qualità delle professionalità, delle competenze, quelle che puoi spendere. E quindi molto spesso noi ci troviamo anche in situazioni di over education. Perché è vero che spendiamo poco, ma forse spendiamo più di quello che richiede la domanda di lavoro, cioè le imprese. Le imprese domandano poche competenze, questo è il vero, è un po' quello che dicevi tu anche prima, no? L'avvitamento, il circolo vizioso. Quindi sì, noi stiamo competendo sul costo del lavoro, stiamo competendo sul lavoro a basso valore aggiunto, stiamo sostanzialmente deprimendo la forza vitale di qualsiasi economia e, lasciatemelo dire, di qualsiasi società, che è il lavoro ed è l'identità delle persone nel lavoro che fanno. Continuiamo a pensare che tutto sommato il lavoro sia un sostituto funzionale del reddito, che è un errore gigantesco, perché il reddito non è il sostituto funzionale del lavoro, così come il lavoro non è il sostituto funzionale del reddito, è un'altra cosa. E però qui bisogna partire dall'inizio, qui sì non è più questione di uovo o di gallina, qui bisogna partire dalle scuole, dall'orientamento dei ragazzi, dai percorsi post scuola dell'obbligo, dai percorsi di formazione professionale verso il mercato del lavoro e poi dalla formazione professionale cosiddetta permanente, cioè quella che ti porti dietro per tutta la vita, che continui a praticare tutta la vita, come fanno in altri paesi. Noi al più abbiamo la formazione continua, quello che fanno alcune grandi imprese per i propri dipendenti. Noi abbiamo un problema che i nostri cittadini solo recentemente ormai sono un po' di anni, un contratto collettivo, badate, abbiamo dovuto aspettare ancora una volta, per fortuna è venuto dalla contrattazione collettiva, poi si è diffuso il contratto dei metalmeccanici, che ha parlato di diritto soggettivo alla formazione professionale. Ma in Italia il diritto soggettivo alla formazione professionale dovrebbe essere non una cosa episodica, e permettetemi, e qui dico elogio da un lato il contratto dei metalmeccanici, così come altri contratti, che ma dico che è ancora del tutto insufficiente, e bisognerebbe che diventasse un principio di civiltà del lavoro il diritto alla formazione, che sia una formazione che io mi porto, qui il concetto di portabilità della formazione, che mi porto da un lavoro all'altro se mi dovrà capitare di cambiare lavoro, di perdere il lavoro. In altri paesi perdere il lavoro non è una tragedia,
E invece, giustamente, San Fornero prima ci diceva: noi quando abbiamo un lavoro tendenzialmente ce lo teniamo stretto, perché poi è difficile trovarne un altro, molto più difficile che in altri contesti dove sul lavoro si investe di più, sulla qualità del lavoro, sulla formazione del lavoro. E si sa che se tu hai una persona in età da lavoro, questa si porta dietro un pacchetto di competenze che sarà sempre spendibile. Grazie, grazie Maurizio. Devo dire che questo rapporto con il lavoro è molto cambiato. La mia generazione, negli anni 50, boomers, aveva un rapporto molto di identificazione con il lavoro. Anche io ricordo, il ferroviere era molto orgoglioso di essere un ferroviere, un lavoratore di un'azienda, cioè, per non parlare delle professioni. Poi c'è stata questa fase, diciamo così, in cui da lavoratori siamo diventati consumatori, nella percezione generale e nella, forse anche in molta sensibilità individuale, ci realizzavamo di più attraverso quello che potevamo comprare o fare, piuttosto che attraverso quello che potevamo realizzare attraverso il nostro lavoro. Secondo me, questo è durato 20-25 anni, io ho l'impressione che ci sia un passaggio adesso. Cioè, ho l'impressione che ci si sia accorti che un lavoro senza senso si trasforma in una vita senza senso o con meno senso, e il bisogno di senso oggi sta crescendo. Tanto è vero che molti ragazzi oggi sono esigenti, cioè vogliono un lavoro che gli consenta di realizzare le proprie aspirazioni. Quindi io penso, vedo dei segnali di recupero del senso del lavoro dopo una lunga fase in cui ci siamo illusi che quelle 8 ore per il reddito ci impoverivano invece di arricchirci, e non bastava quello che succedeva fuori. Quindi ho notato questa cosa. Ma volevo chiedere ad Antonio Castellucci una cosa. In Italia non è che guadagnano poco solo gli operai, o gli insegnanti guadagnano meno che in qualsiasi altro paese comparabile. I medici guadagnano, gli infermieri guadagnano molto meno, gli dipendenti pubblici guadagnano molto meno. In molte professioni, attività anche, diciamo, che richiedono formazione, i redditi e i salari sono molto più bassi. E questa è una constatazione che comporta, diciamo, una sofferenza sociale. Però non protestiamo. Cioè, se noi guardiamo la Francia, ne parlavamo poco fa, in Francia sono molto reattivi. È un popolo che dai gilets jaunes alle banlieue, alle proteste, la riforma per le pensioni, eccetera, eccetera, è un popolo molto reattivo. Noi siamo un po' narcotizzati. Perché non riusciamo più a metterci insieme per non protestare per protestare, lottare per ottenere dei diritti o un'adeguata remunerazione? Perché c'è questa incapacità di riempire le piazze? Cosa è successo? Ma io non direi che c'è incapacità di riempire le piazze. Penso che noi, è ovvio, parlo per la mia organizzazione sindacale ovviamente, noi, così come stiamo dimostrando in questa fase, penso che per noi quello del confronto e del dialogo sia la strada migliore, anche perché al di là poi che si scende in piazza quando è giusto e opportuno scendere in piazza rispetto alle rivendicazioni che facciamo, però è indubbio che sulla questione più generale, rispetto alla questione salari, rispetto alle altre rivendicazioni, noi immaginiamo che l'azione che stiamo facendo sia un'azione anche di che stia dando anche alcuni frutti. È ovvio che rispetto anche al ragionamento più generale, siamo di fronte ad un contesto anche molto complesso, perché non ci dimentichiamo, parlando rispetto alle risorse, facevo prima riferimento alla legge di bilancio, le risorse magari esigue, però il vero problema è su quello degli investimenti, che bisogna incentivare gli investimenti pubblici e privati, bisogna
provare anche attraverso quel patto che sosteniamo da tempo, quindi lavoratori, imprese e istituzioni, bisogna far comprendere anche rispetto a quello che è stato e che la nostra, il nostro percorso che stiamo facendo, per esempio attraverso una legge sulla partecipazione, cioè quello di coinvolgere le imprese dove i lavoratori diventano parte attiva anche delle imprese rispetto a quello che può essere l'organizzazione, la consultazione, le dinamiche finanziarie, economiche. Quindi sicuramente questo è un periodo anche complesso. È ovvio che per nostra natura la CISL porta avanti le sue idee rispetto a quello che è l'impegno sindacale e rispetto a quelle che sono anche le esigenze del momento. Però è indubbio che da parte nostra noi scendiamo in piazza appunto quando c'è l'esigenza di scendere in piazza, ed è sicuramente un percorso su cui ovviamente noi siamo impegnati. È ovvio che il confronto, così come abbiamo sempre fatto, ma d'altra parte lo dico in maniera anche con molta chiarezza, non abbiamo né governi amici né nemici, così come rispetto a quello che possono essere anche le altre istituzioni. Per noi il confronto è la strada maestra per il momento, perché diversamente significherebbe accendere ulteriori difficoltà su situazioni anche sociali che oggi serve tutto tranne tensioni forti e quindi che provocano anche delle grosse difficoltà di ordine pubblico. Quindi sicuramente il potere di scendere in piazza ce l'abbiamo tranquillamente, però è ovvio bisogna comunque saper arrivare ad una dimensione dove, al di là della protesta che comunque è sicuramente attiva e anche molto presente rispetto a quelle che sono appunto tutte le dinamiche della nostra organizzazione, però saper anche avere equilibrio, ma soprattutto provare anche a recuperare dei risultati, perché tante volte sappiamo scendere in piazza e non avere risultati sicuramente non è la scelta ottimale. Quindi noi proviamo a scendere in piazza ma anche ad ottenere risultati. Questa è un po' la nostra filosofia e posso garantire rispetto anche ai governi precedenti che sicuramente questo ha portato anche dei risultati, e quindi noi continuiamo a fare il nostro lavoro, lo continuiamo a fare attraverso quello che è anche una rivendicazione con gli stessi lavoratori, perché d'altra parte facciamo sintesi di quelle che sono anche le esigenze dei lavoratori, però è indubbio che bisogna voltare pagina rispetto a quello che veniva chiesto, no? Dei salari, perché serve dare una svolta, il lavoro è completamente cambiato, servono più competenze, anche perché si faceva riferimento per esempio ai giovani. In Puglia, se non ricordo male, nell'ultimo anno sono andati via circa 2.000 ragazzi, e quindi questo ma così potremmo anche guardare nell'intero paese, sicuramente c'è stato uno spostamento verso anche altri stati, altri fuori il confine del nostro paese. Quindi questo significa che c'è un'emergenza innanzitutto di guardare all'interno rispetto alle questioni, ma soprattutto serve guardare e rilanciare partendo dall'istruzione, partendo, come si diceva prima, anche dalle competenze. È ovvio che servono competenze mirate, abbiamo necessità di, guardando anche gli ultimi dati di qualche giorno fa, dei laureati in Italia, in Puglia se non ricordo male era intorno al 20-23%, in Italia il 30%, in Europa la media è del 40%, quindi c'è anche, voglio dire, una questione di lavoro, di competenze, ma soprattutto bisogna intervenire davvero su larga scala per poter rilanciare tutta una serie di fattori, tra cui appunto le competenze, la professionalità, e quindi collegare anche poi quelle che è la stessa produttività rispetto alle competenze. Ma serve davvero il lavoro di tutti, serve quel patto, perché altrimenti se andiamo muro contro muro difficilmente si riuscirà ad ottenere qualche cosa. No, io non volevo incitare a fare proteste insensate, era un'annotazione di tipo socioculturale, nel senso che di fronte a tanti problemi sembra quasi che ci abbiamo più la propensione in questa epoca a pensare di affrontarli individualmente che non collettivamente. Diciamo che abbiamo perso la consapevolezza che insieme è meglio, che i poteri diffusi, se non si coagulano, fanno molto fatica
a contrastare i poteri concentrati e quindi, diciamo, in questo senso di mobilitazione costruttiva. Era una notazione di tipo sociologico. Era una connotazione di tipo sociologico. Riferimento magari. Certo, no, ma certamente, nella trappola della lotta per la lotta, della protesta per la protesta. Infatti sono d'accordo con quello che diceva lei. Ci sono due riflessioni che volevo così lanciare per questo ultimo giro, anzi tre. Una, che il problema dei costi, il problema dei problemi quando parliamo di costi è quello dell'abitare. Per chi non ha la fortuna di trovare il lavoro dove ha una casa o eccetera eccetera, il problema dell'abitare è molto forte sia nelle grandi città ma anche nelle medie città. E lì forse, diciamo, il mercato non basta. Noi abbiamo avuto delle stagioni remote di politiche dell'abitare, politiche sociali, eccetera, eccetera, che forse bisognerebbe un po' rivedere, rispolverare. Non lo so, lo chiederei poi questo alla professoressa Fornero. E poi l'altro tema che volevo, che ha un po' di facce diverse, no? Questo aumento dei costi nei centri più non potrebbe diventare o non sta forse diventando anche un'opportunità di rilanciare l'attrattività dei centri minori? Cioè non può essere un modo di attrarre professionalità già che oggi, diciamo, si può lavorare in parte, almeno a distanza, e molti lavori vengono fatti anche senza la presenza fisica. Può essere un modo per rilanciarli? Può essere un'opportunità? E quindi anche molto per il Mezzogiorno? L'altra faccia di questa cosa però era poi la questione delle questioni, no? I ragazzi che se ne vanno. Questi ragazzi che se ne vanno, parlava di 2000, ma credo che, mi diceva Franz giorni fa, ci sono delle statistiche che anche la Puglia, che è una delle regioni più dinamiche del Mezzogiorno, c'ha un'emorragia consistente in questi anni. Non solo di giovanissimi, anche di, diciamo, di 35-40 anni. E questo tema chiamato così la fuga dei cervelli non è così un termine così affascinante, però è un tema che riguarda il nostro futuro, no? L'impoverimento del nostro paese, quello che viene costruito adesso, viene costruito da queste nuove generazioni. Ecco, volevo fare una riflessione insieme a voi su questi tre, diciamo, aspetti. Cominciamo dalla professoressa Fornero. I temi sono tanti. Io non è come si fa in televisione, che c'è una domanda e uno risponde a una cosa diversa, ma voglio fare una piccola riflessione collegata, ma non partendo dal problema della casa, che c'è sicuramente. Poi vi do la mia interpretazione. Allora, quello che succederà verosimilmente nella legge di bilancio, che comunque dovrà essere collegata con questo piano strutturale pluriennale, che è un tentativo che l'Europa fa nei confronti dei singoli paesi per indurre la classe di governo ad avere ottiche non solo emergenziali, perché noi stiamo trasformando tutto in una emergenza. La cosa più ridicola è che stiamo trasformando il problema demografico, che è un problema strutturale su cui i demografi hanno scritto, hanno detto, adesso è diventata un'emergenza, come se si potesse risolvere con il decretino famiglia di turno. Noi abbiamo problemi strutturali. E uno dei problemi è il salario. E questa legge di bilancio cerca di aumentare i salari bassi. E sapete come lo fa? Lo fa, forse giustamente, mettendo diciamo a carico della collettività questo aumento dei salari bassi. Si chiama redistribuzione. Probabilmente è giusto. Adesso, che cosa succede? Le misure sono due. Uno è accorpamento delle aliquote più basse, per cui anziché avere il 23, anziché avere il 25, sia soltanto più il 23 per una fascia di reddito, quindi si pagherà un po' meno questa fascia di reddito. L'altra è più interessante ed è la decontribuzione. Che vuol dire questo? Che il governo dice: tu lavoratore, non datore di lavoro, perché l'aliquota a carico del datore di lavoro, che è circa 25% per le sole pensioni, rimane intatta.
salvo singoli provvedimenti a favore delle donne, per esempio. Tu lavoratore dovresti pagare 8% del tuo salario lordo per la tua pensione, questo spetta a te. Quell'8%, se tu stai sotto 25.000, noi ti diciamo, guarda, 6 te li metto io. Se stai sotto i 35.000, noi, il governo dice 7 te li metto io fino a 25 e 6 se stai entro i 35.000 euro l'anno. Cosa vuol dire? Che il lavoratore si trova un po' più di soldini in tasca, e però uno dice già, ma la mia pensione, la tua pensione non ne soffre perché quello viene messo a carico della collettività generale. Si spera che sia qualcuno che paga questo un po' più ricco di quelli che ricevono, cioè che la redistribuzione vada dai ricchi ai poveri. Ecco, noi dovremmo riflettere sul fatto che noi non riusciamo ad aumentare i salari creando valore, cioè facendo sì che le imprese che producano valore, che distribuiscono ai lavoratori. Dobbiamo usare il bilancio pubblico per fare stare un po' meglio. Qui non stiamo parlando di poche famiglie, stiamo parlando di misure che costano complessivamente 15 miliardi. Infatti Giorgetti è lì che sta cercando i soldi per finanziare queste cose. Cioè, noi dobbiamo risolvere questo problema per stare meglio tutti, non cercare di dire adesso dobbiamo aumentare un po' i salari di una parte di popolazione che è relativamente povera. Qui stiamo parlando di redditi medio-bassi, prendendoli da qualche parte. Vi dico subito che non è che li possono prendere a debito, perché questo gioco del dire facciamo questo, paghiamo col debito, non c'è più, non lo possiamo più fare, perché abbiamo un impegno preso in Europa col nuovo patto di stabilità che dice tu il debito lo devi ridurre, sono 3.000 miliardi, poco meno, quindi il debito lo dobbiamo ridurre, quindi non possiamo finanziare a debito questo. E allora che strade restano secondo voi? Due: o riduci la spesa da qualche parte, fai la lista delle spese inutili, superflue, degli sprechi, tutti i governi hanno fatto liste di questo tipo, sono sempre là nei cassetti, oppure aumenti la tassazione, perché non c'è altro modo. E quindi se aumenti la tassazione mi devi dire chi è che pagherà i 15 miliardi che vanno a rimpinguare un po' le paghe più basse. Si può fare. Giusto, se diamo a chi è più povero prendendo da chi è più ricco, giusto, ma attenzione, noi dobbiamo prima o poi domandarci se non potremmo spendere 15 miliardi per fare in modo di avere del lavoro più produttivo, delle imprese meno sussidiate, delle imprese che non riescono a pagare salari loro sulla base di ciò che producono e riescono a vendere magari all'estero, perché le imprese che esportano in generale pagano salari migliori, sono quelle che hanno mercati solo interni che non riescono. Quindi questo è un problema. A questo lei agganciava, andrò rapida qui, ma vi chiedo di pensare a questo punto. Poi c'è un aspetto previdenziale che non vi sto a raccontare, ma che è interessante, non so se il governo l'ha colto del tutto, ma è un'altra cosa, un'altra volta parleremo di previdenza. Però la questione della casa, allora l'Italia, per ragioni comprensibilissime alla luce della sua storia, ha una fortissima percentuale di proprietari. Gli italiani amano la casa di proprietà, perché la casa di proprietà dà sicurezza. La casa di proprietà, per persone che hanno memoria della tradizione contadina in cui l'unica cosa che poteva essere certa era se avevi la tua casa, il resto, il raccolto poteva sparire perché arrivava cattivo tempo. Allora la casa di proprietà è molto desiderata, tenete conto che noi abbiamo un tasso di proprietà che è vicino al 75%, cioè, mentre la Germania meno del 50%, la Germania è un paese
E perché questo è importante? È importante perché in un certo senso è uno dei fattori che determinano la mobilità della quale parlavamo prima e distorcono un po' il mercato degli affitti. Perché il mercato degli affitti, che non è spesso come mercato, ma è un mercato sottile, è un mercato con molte imperfezioni, dove intervengono anche molte regole, quindi la gente dice, se non è un bed and breakfast che adesso hanno regolato anche, affitti brevissimi, le persone hanno paura perché poi dice, poi io se ho bisogno per i miei figli che a loro volta hanno bisogno della casa, come faccio se questo qui non si sposta, ci sono cause, tempi lunghi, processi che vanno avanti a non finire. Ecco, se noi rivedessimo anche queste nostre tradizioni, forse accettando, lo so che è difficile anche qualche volta, ma creando le condizioni perché la mobilità del lavoro non sia solo vista come un costo, ma sia vista come un'opportunità, forse anche sotto questo profilo staremo meglio. Aggiungo che c'è sempre in questo quadro un altro aspetto che è forse sociologico, ma ha molte implicazioni economiche, ed è il fatto che la casa di proprietà rientra in quello scambio generazionale che in Italia è di nuovo molto diffuso. Nelle indagini che si fanno sul risparmio, nessuno dice mai apertamente no, io risparmio perché voglio lasciare qualcosa ai miei figli, non viene mai detto in maniera esplicita, ma è sempre molto implicito. E una delle ragioni è di dire, ma se io ho la casa e posso dire mia figlia, magari se tu stai qui vicino poi la casa resta tua, in cambio tu mi dai un po' di assistenza. E questo vuol dire che sotto un certo profilo lo Stato può anche disinteressarsi di creare strutture per una popolazione che invecchia, perché conta sul fatto che il lavoro femminile di cura servirà a sopperire alla mancanza di servizi adeguati esattamente per la popolazione anziana. Vedete, ci sono tante cose che si tengono, che noi giustamente elogiamo, il senso della famiglia, la sicurezza che la casa ti dà, ma che hanno delle implicazioni in termini di dinamismo dell'economia e capacità di crescere, che sono un po' dei fattori frenanti. Stiamo meglio così? Le preferenze sono preferenze. Noi potremmo dire, chi se ne importa, stiamo bene così, sono le nostre preferenze, le nostre tradizioni. Benissimo, basta solo che ci riflettiamo e non pensiamo sempre che lo Stato con un suo provvedimento, il governo di turno con un suo provvedimento, riesca a risolvere questi problemi. Se sono preferenze nostre e le apprezziamo in quanto tali, siamo disposti anche a subirne qualche inconveniente, qualche costo che può derivarne. Grazie. Professoressa Fornero, è la struttura del nostro sistema che ha i suoi pregi, ma è anche la fonte dei limiti alla sua capacità di sviluppo. Antonio, volevo un commento con te sulla attrattività del Mezzogiorno, sui fattori di attrattività del Mezzogiorno che queste cose di cui stiamo parlando questa sera in parte possono farci intravedere. Ci sono dei segnali? Ma dei segnali ci sono. Noi auspichiamo innanzitutto che, rispetto anche alle risorse destinate al sud, per esempio del PNRR, possano effettivamente essere di volano per quello che sarà, che deve essere lo sviluppo del Mezzogiorno. Segnali importanti sicuramente arrivano, però è indubbio che bisogna lavorare insieme. Ecco perché quando io facevo riferimento anche rispetto al patto con le istituzioni, con le imprese, è necessario, ma soprattutto quelle risorse destinate al Mezzogiorno, che dovrebbe essere circa il 40% poi del totale del PNRR, per esempio, possono creare ulteriori, per esempio, infrastrutture, ulteriori possibilità di sviluppo. E quindi qui si collega anche un po' quello che stiamo notando, perché se facciamo caso per esempio anche alla programmazione delle risorse comunitarie 2014-2020,
abbiamo avuto un incremento di occupazione nel Mezzogiorno, seppur ovviamente poi rapportato all'intero paese o all'Europa ovviamente più basso, però poi magari con il problema anche dell'occupazione giovanile delle donne, però comunque il segnale c'è. Quindi l'auspicio nostro è quello che davvero si possa rilanciare l'economia di questa parte del Mezzogiorno, anche perché noi siamo convinti che se non c'è un Mezzogiorno che possa, come dire, essere alla pari o quantomeno che possa avere una marcia importante, anche la parte restante del nostro paese sicuramente rallenta. Quindi siamo comunque legati e su questo noi siamo convinti che rispetto a quello che si può fare sul Mezzogiorno, ma rispetto anche alle opportunità dei vari settori produttivi, facevo riferimento prima per esempio allo stesso turismo, ma noi immaginiamo ad un manufatturiero che deve essere rilanciato, ad un percorso dell'industria, guardando ovviamente all'ambiente, alla sostenibilità, perché è ovvio, la questione anche della retribuzione dei salari è vincolato anche a quella che è la strutturazione dei contratti rispetto a determinati settori produttivi. Si faceva riferimento prima al settore meccanico, ma sicuramente il manifatturiero è capace di trainare tutta una serie di opportunità. Noi abbiamo sempre sostenuto che il Mezzogiorno, ma anche la stessa Puglia, non è seconda a nessuno, perché abbiamo infrastrutture, porti, aeroporti, e quindi c'è una capacità potenzialmente veramente importante, anche perché ci ritroviamo in mezzo al Mediterraneo e può essere, tante volte l'abbiamo descritto il Mezzogiorno come una grande piastra logistica, immaginiamo la ZES unica che davvero, qualora dovesse appunto realizzarsi così come si sta diciamo anche ideando, possa davvero essere un volano per l'intero paese. Quindi di opportunità noi vogliamo essere ottimisti. Come organizzazione sindacale, come CISL, stiamo lavorando affinché insieme alle istituzioni si possa, come dire, anche programmare, però attraverso tavoli di governance, perché è necessario che ci sia un confronto strutturato, ma soprattutto attraverso quei percorsi di partecipazione a cui facevo riferimento prima, percorsi di partecipazione con le imprese, percorsi di partecipazione con le istituzioni. È ovvio che un altro fattore che magari non è uscito nella discussione, questione salute e sicurezza, è fondamentale. Noi, se parliamo di salute e sicurezza, significa anche dare un'ulteriore opportunità a quello che può essere il buon lavoro, il lavoro dignitoso, la possibilità anche di come dire, migliorare la qualità del lavoro. E su questo noi siamo impegnati da tempo, lo facciamo attraverso quello che sono i nostri canali, dalle iniziative, ma soprattutto quello di parlare con i lavoratori. E sicuramente il sindacato in generale può dare un supporto straordinario rispetto a questi temi. Noi ci impegniamo, lo facciamo quotidianamente, al di là poi appunto dell'appartenenza, però sicuramente è fondamentale. Quindi il Mezzogiorno lo vediamo, se siamo capaci di essere coesi, di essere davvero anche un volano per l'intero paese. Questione gabbie salariali, che ovviamente noi siamo contrari di più, quindi voglio dire, siccome non mi è stato, poi non ho avuto modo di ribattere, però parliamo di preistoria, parliamo, ormai è chiusa la partita per noi, grazie. No, quello infatti per fortuna è un tema del passato. Vorrei chiudere con Maurizio, vabbè, una riflessione finale su quello che abbiamo detto. Praticamente il discorso giustissimo è che noi dobbiamo cercare di allargare la torta, quindi aumentare la produttività, aumentare la qualità del prodotto, quindi il valore aggiunto del lavoro e quindi la remunerazione del lavoro, e trovare il modo di far sì che queste leve si intreccino con una ridistribuzione corretta, vincendo le rendite, che sono uno dei fattori, tra i quali quella immobiliare, uno dei fattori di immobilismo del nostro paese. Però volevo chiudere con il problema, diciamo, giovani. Tu sei un docente universitario, Maurizio, no? E quindi hai anche li vedi tutti i giorni. È chiaro che la Bocconi è un osservatorio un po' particolare, però immagino che avrai occasione. Su questo tema,
proprio per concludere questa nostra carrellata, che tipo di impressioni hai e che tipo di, anche qui, quando io parlo di policy non parlo del fatto che il governo o il Parlamento devono fare delle regole, delle leggi, parlo di come dire, un approccio, una visione che poi conformerà anche provvedimenti normativi, determinerà azioni da parte del mercato, da parte delle imprese, da parte dei lavoratori, da parte dei sindacati. Ecco Maurizio, concludiamo con... Volevi tu commentare? No, solo una cosa, che non possiamo parlare di lavoro senza dire qualcosa di esplicito sull'occupazione femminile. Il tema meriterebbe una serata. Scusa, ti abbiamo fatto una bellissima... Sì. No, no, ah, forse io sì, no, no, mi abbiamo scuso. Abbiamo fatto un bellissimo incontro proprio sull'occupazione femminile l'altro giorno, ma sono d'accordo che questo è il tema dei temi, sì, soprattutto per il Mezzogiorno. Io, diciamo, sono stata anche ministro delle pari opportunità e tra le cose che ho fatto c'è l'introduzione del congedo obbligatorio di paternità. Avevamo nessun soldo, però il segnale è stato dato, poi sono aumentati. L'introduzione dei voucher e l'altra cosa di cui io sono orgogliosa per le donne è sempre è la firma del trattato della Convenzione di Istanbul sulla violenza nei confronti delle donne e la violenza in famiglia. Però c'è una cosa che voglio dire, perché io ho riflettuto, ma lo dirò brevissimamente, che non si può collegare la questione del lavoro delle donne, non si può non collegare questa questione all'altra, che è un valore sociale che noi dobbiamo ancora incorporare nella società, e cioè il fatto dell'indipendenza economica delle donne. Fino a quando pensiamo che le donne siano in qualche modo, diciamo così, a carico del marito, e se lavorano è un'integrazione al marito, compagno, quello che volete, sia un'integrazione al salario principale che è quello dell'uomo di casa, allora noi faremo poca strada. Cioè bisogna che la società si renda conto che la libertà delle donne dipende dalla loro indipendenza economica, e quindi le donne devono volere il lavoro e i datori di lavoro devono pensare in questi termini e non sempre solo avere il riflesso condizionato del prendere uomini, salvo le parità, salvo gli obiettivi ESG dell'ONU, ma questo è qualcosa che dobbiamo fare nostro, come nel sistema di valori nel quale crediamo. Chiedo scusa, ma mi sembra... No, no, grazie, e sono molto contento di questo intervento. Noi abbiamo fatto qui all'interno di Lectore in Fabula un incontro ieri sera o l'altro ieri sera molto interessante, e abbiamo come dire, introdotto per noi stessi l'obbligo di parlare di lavoro retribuito delle donne, perché le donne lavorano moltissimo. Il fatto è che il 90% di questo lavoro non è riconosciuto come tale, perché il lavoro di cura dei bambini, della casa e degli anziani è un lavoro enorme, generosissimo, che però non è riconosciuto come tale. Quindi l'importanza della partecipazione delle donne al mondo del lavoro è un fattore di crescita della società, non solo delle donne ma anche degli uomini, di tutta la società civile, prima ancora che economica. È anche un fattore di sviluppo, di crescita del prodotto lordo, ma è un fattore di crescita sociale e civile fondamentale. Grazie professoressa Fornero per averci spinto su questo. No, ma anzi mi hai dato uno spunto per rispondere anche alla domanda sui giovani, perché c'è una cosa che accomuna nel mercato del lavoro donne e giovani, e cioè quella che hanno i contratti peggiori. Cioè donne e giovani sono accomunati da questa singolare caratteristica. Se c'è un contratto di scarsa qualità, intanto va a loro. E qual è il risultato? Ovviamente il risultato è che abbiamo il tasso di inoccupazione, inattività più alto d'Europa, se non addirittura dei paesi OCSE, sia delle donne che dei giovani, perché poi non è che, insomma, i conti a un certo punto devono tornare, se li tratti male non lavorano. E d'altra parte, per converso,
La nostra è una società, e guardate che quando dico società non dico un'entità astratta, cioè noi, nelle nostre teste, ci abbiamo che le donne e i giovani non devono avere le posizioni di vertice, perché quel differenziale di 20 punti che c'è nell'occupazione media italiana, che poi è una media, perché poi appunto ci ricordava Castellucci che al sud c'è il 30% di tasso di partecipazione delle donne contro il 70% degli uomini, ma c'è un'altra differenza che è ancora più evidente: 80% di posizioni di vertice contro il 20% di posizioni di vertice, 80% uomini, 20% donne. E questo vuol dire qualcosa, che il sistema tende a conservarsi, cioè tende a replicarsi, perché se tu hai l'80% dei manager contro i 20% dei manager, cioè scusate, do per scontato che siano uomini contro il 20% di manager donne, e beh, mi sa che un po' di resistenza alla crescita delle donne in quell'azienda e in quel paese è quasi inevitabile. E questo percorso, è vero, c'è un percorso di cambiamento, cioè le cose stanno cambiando, ma ancora una volta la questione è la velocità. Se noi non andiamo alla velocità in cui si va negli altri paesi, noi non è che stiamo progredendo, stiamo regredendo. Cioè se, come dicono certi calcoli, la parità si raggiungerà nel 2070, in realtà nel 2070 non la raggiungeremo la parità, perché noi stiamo andando indietro. Non è che stiamo aumentando dell'1% l'anno, stiamo aumentando dell'1% all'anno questa, diciamo, rimonta delle donne, ma è troppo poco. Quindi bisogna dare un'accelerata da questo punto di vista. E purtroppo siamo un paese che non è per donne, non è per giovani, per cultura, per cultura manageriale, per tessuto normativo. Io ricordo spesso una cosa che talvolta va un po' di traverso, perché noi siamo sempre abituati a dire che abbiamo la Costituzione più bella del mondo. Io non so se sia la più bella del mondo, è certamente una Costituzione bellissima, però è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, nel frattempo è cambiato qualcosa. Nel 1948 l'idea di lavoro, l'idea di partecipazione al lavoro era quella di quegli anni lì, non è colpa di nessuno, era quella di una cultura che per fortuna non è più quella di oggi, soprattutto con riferimento alla questione di genere. Noi non possiamo non ricordare che il mitico articolo 36 della Costituzione, che dice che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione che garantisca a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, ha in mente una cosa molto precisa, e che cioè che c'è un capo famiglia che è maschio, non che è femmina. Non è femmina il capo famiglia del 1948, che è maschio e che porta a casa i soldi per sé e per la sua famiglia, cioè l'esatto contrario di quello che ci ha appena raccontato come auspicio la professoressa Fornero. Quel modello di famiglia lì, noi lo dobbiamo, non dobbiamo dire nel 48 erano matti, no, nel 48 erano interpreti del loro tempo, ma il tempo è cambiato e oggi noi dobbiamo cambiare quel modello. Così come dobbiamo cambiare il modello per cui tu fai carriera in funzione della tua anzianità. Questo è il problema del nostro paese. Se tu sei vecchio, tu aspetta, quando sarai vecchio comanderai. E che cosa farai se questo è il sistema? Tu che sei stato giovane replicherai esattamente lo stesso modello quando sei diventato vecchio, e i giovani devono soffrire, e i giovani devono stare soli. Ma come ho sofferto io? Io alla mia età mi facevo un mazzo così, i giovani non fanno niente. Ma i discorsi che continuiamo a sentirci raccontare, no? I discorsi che i giovani non lavorano perché sono svogliati, questa generazione, sempre la nuova generazione, l'ultima generazione è sempre la peggiore del mondo. Ma perché lo fa? Voi leggete sui giornali, scusate, siamo in fine.
chi è che, e io ho 59 anni, vado verso i 60, leggete gli articoli che parlano sui giornali, che parlano del problema dei giovani, sono scritti tutti da ultra sessantenni, leggete le firme di chi scrive quelli, sono tutti oltre che si pongono il problema dei giovani, naturalmente con un tono paternalistico, un tono di quello che la Salunga e che di solito racconta come dovrebbero essere i giovani, cosa dovrebbero fare i giovani, come dovrebbero diversamente collocarsi. Allora io qui evidentemente mi rivolgo alla platea dei giovani, ai giovani in platea. Guardate, sono stato anche qui, sono stato forse sgradevole, ho partecipato al Tempo delle Donne, una manifestazione che tutti gli anni il Corriere della Sera organizza a Milano insieme ad altri soggetti, anche tu, cioè. E io mi sono, ero nel, diciamo, nel panel proprio sulla carriera delle donne. C'era questa bellissima sala piena, si parlava, no, della equità di genere fra uomini e donne. Mi danno la parola, io guardo la sala, ci saranno stati su 100 90 donne e 10 uomini. E per me è un problema, scusate, perché se a parlare di carriera delle donne ci vanno 90 donne e 10 uomini, significa che quegli 80 su 100 che hanno oggi il potere manageriale, cioè sono quelli che potrebbero davvero, non c'erano in quella sala lì. Poi qualcuno c'era, meritoriamente, le ho detto, vi do atto che siete. Maurizio, dobbiamo chiudere. Perciò dico, per rispondere alla tua domanda, dico, prima proviamo a cambiare anche un po' la testa. Beh, speriamo che queste nostre chiacchierate che contribuiscano ad aiutare tutti noi a così aprirci un po', a dar ragionamenti un po' inconsueti. Lector in Fabula in fondo nasce per questo, no? Per condividere dei ragionamenti, e credo che questi 20 anni di storia di Lector in Fabula ci abbiano dimostrato una grande volontà, una grande capacità anche di crescere su questa strada, per chi l'organizza ma anche per tutti noi che partecipiamo. Lector in Fabula continua nei prossimi giorni, già questa sera ci sono altri eventi che vi invito a seguire perché saranno tutti interessanti come lo è stato quello di questa sera. Ringrazio tutti voi di averci ascoltato, ringrazio Elsa Fornero, ringrazio Maurizio Del Conte e Antonio Castellucci. Buon proseguimento a tutti. È stato un veramente, prego, un onore, veramente, grazie, grazie a lei.